Siamo alla quarta domenica di Quaresima e questa quarta domenica ha ricevuto anche un titolo perché si chiama Domenica Letale. Voglio leggere l'antifona iniziale della messa che normalmente noi non leggiamo né cantiamo perché c'è per i canti di Fraigilio, quelli all'inizio, ma questa antifona che apre la liturgia eucaristica iniziava proprio con queste parole: rallegrati Gerusalemme, gioisci. Ma in Quaresima si può gioire? Sì, si può, si deve gioire. E il motivo di questa gioia, di questa letizia, non è certamente legata alla nostra condotta, perché siamo diventati tutto un corpo più buoni, più finalmente più presentabili. No, il motivo della gioia è strettamente legato a come Dio si rapporta con noi, come Lui è capace di essere testato nel suo amore, nella sua compassione. La prima lettura faceva una breve storia sommaria del popolo di Israele, poi raccontandoci come questo popolo si ritrova a causa proprio di un modo di vivere non conforme, non corrispondente poi a quella legge che il Signore aveva donato a questo popolo, si ritrova deportato in schiavitù, una schiavitù lunga che sembrava ormai quasi impossibile levarsela di dosso, questa schiavitù. Ma a un certo punto il Signore ispira questo nuovo re di Persia che si chiama Ciro, ispira quasi questo desiderio di ricostruire il Tempio a Gerusalemme, per cui emana un editto e dice: ecco, chi appartiene a questo popolo, il Signore il suo Dio sia con lui, e salta, e parla, e si apre una storia, si riapre una storia, è motivo della gioia. Ma per noi la gioia è strettamente legata a Gesù. Vorrei che di questa domenica ci portassimo come tesoro da custodire questa parola che l'abbiamo ritrovata sia nella seconda lettura presa dalla lettera agli Efesini, sia nel Vangelo. Nel brano preso dalla lettera agli Efesini diceva così: Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia siete salvati. Ecco, se ce lo potessimo ripetere. C'è una santa carmelitana, Elisabetta della Trinità, che se lo ripeteva sempre: il molto amore di Dio, il molto amore di Dio per me, un amore grande. E questa parola ritorna in bocca a Gesù, che dice a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita, e la vita in pienezza. Ecco, io credo che potrebbe essere già sufficiente portarsi a casa queste parole. Guardate, questo è l'Evangelo. Questo è l'Evangelo. Gesù non è venuto a predicarci la morale, è venuto per farci capire quanto siamo amati da Lui. Quanto siamo amati da Lui, e allo stesso tempo questo grande desiderio del Padre: saremo capaci di corrispondere a questo amore?
Saremo capaci di lasciarci invadere da questa voce? Ecco, Gesù ci invita ad un gesto. E sono le prime parole che ascoltavamo. Diceva così Gesù a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Ecco il modo per poter permettere che Dio dilaghi nella nostra vita, ci è dato da Gesù con questo gesto che dobbiamo imparare a fare: alzate lo sguardo verso di lui. Verso di lui chi? Verso di lui che il venerdì santo viene innalzato. Noi diciamo crocifisso, ma Gesù non dice la parola crocifisso, dice la parola innalzato, perché quello che da un punto di vista umano è un'infamia, la condanna alla croce per i romani era l'infame più grave, cioè significava che tu eri un non uomo, tu non vali, tu fai schifo, tu sei, non sei degno di stare su questa terra, e veniva appeso per questo, per indicare a tutti la vergogna di una vita che non serve. Questo dal punto di vista umano, ma Gesù dice: io affronto anche questo supplizio per te, perché ti amo. Perciò diventa innalzamento per lui. È il luogo dove lui esercita la sua legalità nei nostri confronti. Lui così, così vuole, in un certo senso, spadroneggiare nella nostra vita. Vuole vincere così le nostre resistenze. Se noi imparassimo a guardare. Io in questi giorni, dal momento in cui abbiamo meditato su questa pagina del Vangelo, e mi sono ripetuto varie volte: ma tu sei capace di stare un pochettino davanti a lui e comprendere quanto è grande l'amore per te? E guardate, ho fatto fatica a stare un pochettino. Cioè, a dire adesso queste cose mi viene più facile, ma stare davanti a lui e sentire quanto è grande l'amore suo per me, così come sono, con la mia vigliaccheria, con la mia incapacità di essere coerente, quello che io sono, incapacità di amare. Siamo incapaci di amare. Ricordo che una volta mi sono promesso di dire: ma io questo lo devo fare generosamente. L'ho fatto per una settimana, poi comincia una. Ma se gli altri non lo fanno, io perché devo essere costretto a farlo? Ecco, così noi siamo fatti così. E basta un minimo per tirarci indietro, poi ne parliamo quando poi sono graffiature grosse, dove abbiamo tanti motivi per odiare l'altro. E il Signore dice: io ti ho amato pur di finire in croce. Così ti amo, ti amo così, ti amo con tutte le tue graffiature, con tutto quello che tu hai. Io ti continuo ad amare, ti arrenderai, amore mio, sarai pronto ad arrenderti. Ecco, per questo c'è il motivo di gioia. Gioiamo per questo, perché l'amore suo è grande. Ripeto, Elisabetta se lo ripeteva: il molto amore del mio Dio, il molto amore del mio Dio, il grande. Ecco, il Signore davvero possa guarire i nostri cuori, se noi abbiamo la forza, abbiamo il tempo, abbiamo la voglia di fermarci davanti a Lui, alzare lo sguardo, poter, ripetendo queste parole sue: così Dio ha tanto amato il mondo, così lo ama. Questo è l'amore suo. E io mi lascerò abbracciare. Sentirò su di me questo amore grande, mi lascerò invadere da questo amore, imparerò anch'io ad essere coinvolto in questo, anche se farò una grande fatica, ma dirò: Signore, aiutami. Ecco, guardate che questa è la Pasqua. Il momento della nostra veglia pasquale, quando verrà benedetta l'acqua con la quale ci verremo spesi, è il momento in cui poter dire: Signore,
voglio sprofondare in te. Voglio che quell'uomo vecchio muoia, quell'uomo che è ringhioso, che si chiude, che si nega, che ha tanta voglia di non pensare a nient'altro se non a se stesso. E scusate, io non posso fare a meno di scivolare sulla politica. In questi giorni il Papa Francesco ha detto: ma chi è che vende le armi? Punto interrogativo. Ma chi è che vende le armi? Guardate, saremmo capaci di dire noi, popolo italiano, noi. Se io mi posso andare a curare è perché il mio governo vende le armi, prende i soldi e mi permette anche di curarmi. La mia salute è legata a questo. Le nostre armi vanno a finire nello Yemen, sono andate a finire in Iraq, sono andate a finire in Siria, le nostre armi. E noi chiederemo perdono davanti a Dio. Io credo che dobbiamo chiedere perdono. E poi forse dobbiamo anche, quando è il momento, parlare anche un discernimento su chi noi eleggiamo. Cosa chiediamo quando eleggiamo la persona? Comunque, questa è una scivolata politica, non c'entra tanto. Portatemi a casa invece quelle parole che questa sera abbiamo. Tanto, l'amore tanto grande di Dio, la molta carità di Dio.